Tempo di bilanci per il calcio dilettantistico che con la seconda domenica di dicembre per molte squadre ha messo in archivio la prima parte di stagione. La chiusura del girone d'andata ha infatti portato con sé i primi verdetti e insieme la consapevolezza di attendere sotto l'albero regali infiocchettati o una meritata dose di carbone. In Serie D non è però ancora tempo del riposo, altre due giornate attendono le nostre compagini. Il turno andato in scena nel fine settimana ha visto il Desenzano cadere nuovamente in trasferta sul campo della Casatese per 3-1, mentre un Franciacorta a dir poco scialacquatore ha chiuso con uno spettacolare 4-4 il big match casalingo contro l'Arconatese. Sorride il Lumezzane vittorioso per 4-2 ai danni del temibile Brusaporto e con il titolo di campione d'inverno già in tasca. Cade invece di nuovo il Breno abbandonato dalla Dea Bendata e capò sul campo dell'Alcione Milano per 2-1. In eccellenza categoria al giro di boa chiude bene la sonnata al Darfo Boario impostosi di misura per 1-0 sul Codogno, mentre la Cenerentola Cazzago Bornato sconfitta con lo stesso punteggio dalla Louisiana perde la vetta del girone in favore della corazzata Cast Brescia. Giù di un gradino in promozione, ottavo successo consecutivo per l'inarrestabile campione d'inverno Casazza Virtus che liquida per 3-0 anche il Basiano Masate. Capitolo prima nel tabellone F, l'Orsesi ha la meglio sul San Michele per 2-1 e conquista a sua volta l'ambito titolo di campione d'inverno. Nel girone, ottavo risultato utile consecutivo per il Piancamono che si impone per 2-1 sull'Atletico Villongo, mentre il derby di giornata va al Sovere di Fiorenzo Giorgi, caparbio nel superare con lo stesso punteggio il Piani di Luca Inversini. Secondo tempo credo che i cambi abbiano fatto la differenza perché ho inserito una prima punta di ruolo che è Ferrari. Tanti complimenti a lui perché 2 anni e mezzo che è fermo e oggi è entrato e è stato protagonista di entrambi i gol. Ho inserito Massoletti 2003 che aveva giocato pochissimo e ha contribuito molto al gioco d'attacco e quindi siamo diventati una squadra molto più pericolosa di quanto lo siamo stati nel primo tempo. Chiudiamo con la seconda dove l'Edenesina ha superato il Passirano Camignone per 3-0 mentre un Bienno revitalizzato ha inflitto un tennistico 6-1 ai danni del Franciacorta Erbusco.